Dentro monti te, no? Sì. Qualcuno. Pazzo in culo. Andiamo? Sì. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Nels e questo ragazzo... No, mi viene in mente la sigla. Io sono Nels. Io sono Nels. Questo ragazzo alla mia sinistra, che per voi è a destra, è Human Safari, anche detto Nicolò Balini. Che sarebbe Ciao. In realtà Nicolò Balini, anche detto Human Safari. Ciao abitanti della valle, un saluto pantelliano a tutti. Ma tu preferisci quando ti chiamano Human o Nicolò? Allora, Human è mega disagio. Cioè, capita che mi chiamino dall'altro lato della strada. Human! A me mi chiamano About. Sai che mi chiama About? Non è tu, mai coglione. Successo, mi chiami About. Successo, non è mai successo. Abbiamo iniziato questo format, in realtà questo è un episodio pilota, che si chiama Occhiali Veloci, che non è altro che una chiacchierata informale tra me, Nicolò e qualcun altro che faremo ogni tanto quando avremo voglia di incontrarci. Andrà sul mio canale e andrà anche sul canale di Nicolò Balini, di cui trovate il link in descrizione. Proprio in questo momento è uscito un episodio pilota di presentazione in cui abbiamo spiegato perché facciamo questo format, abbiamo risposto a un po' di domande, abbiamo chiacchierato riguardo questo argomento per parecchi minuti. E sai qual è il risultato di questa cosa? Che io non so che cazzo dire e quindi mi limiterò a fare questo. Non farò una zoomata su me che mi tolgo il cappello dalla bocca. No, cos'è quella roba? Cos'è, zio? Cos'è? È un pettine o uno scopino da cesso? Weekend in montagna con amici. Nuovo cagnolino, tra parentesi. Ciube. Ho un negozio. Dai, zio, tira fuori qualche argomento nerd che però vada bene anche per dicembre. Perché lui Nelson mi fa... Allora, vorrei fare qualcosa sulle serie TV, però se lo pubblichiamo a dicembre, dopo... Dopo cosa? Dal momento in cui abbiamo detto facciamo questo video e l'abbiamo deciso soprattutto a livello di giorno, lascia stare che non avevo capito le date... Io ho bisogno di un attimo per raccogliere le idee, fare mente locale, confrontarmi con i miei numerosissimi collaboratori e arrivare preparato a snocciolare un argomento insieme a te. Non c'è stata questa situazione, quindi io mi trovo ora, come nelle mie giornate normali, ad avere nel mio cervello una stanza bianca e un po' di voglia di birra. Tu ci hai costruito una carriera di daily vlog sul non so che cosa devo far vedere. Ma infatti, io ogni tanto non mi guardo, se ti stai rendendo conto, daily vlog di te che dici forse vuoi andare al negozio all'Avance, perché sono andato l'altro giorno ma c'era quella maglietta che volevo prendere ma non l'ho presa, quindi forse la prendo oggi. Coraggio, amici. Io sono Ness. Ma ci sta. Io a parole tue. Tu hai questa cosa di avere una schedule lunghissima di video. Che senso? Che noi stiamo registrando un video al metà ottobre per dicembre. Ma dai, io vado via adesso, vado via a novembre, sto via tanto. Questo video esce a dicembre. Sarò tornato a 3 settimane di viaggio in Antartide. Quando lo devo mettere il video? Prima lo metto a dicembre, così poi da io qua però, a dicembre abbiamo tempo io di rimboccarci. Volevo parlare di, che ne so, di soft power. Parli solo di Peaky Blinders. Peaky Blinders? Ma non sto parlando di Peaky Blinders. Non so perché c'è questa cosa. Rings of Power. L'hai visto? Peaky Blinders è obiettivamente una delle serie più belle che abbia mai fatto a livello di recitazione. Io me la devo guardare. Però dico, se noi adesso parlassimo di serie attuali, non avrebbe senso, diciamo, capito? Ma Massimo, non è Breaking Italy, puoi parlare di una roba che vale anche tra un mese e mezzo. Però tra un mese e mezzo sono anche finite quelle serie, quindi se uno ascolta gente che ne parla, dà per scontato che siano finite. No, Cesare, scusa. Perché non ti fai il baffo come Cesare? Lui, no. Secondo me lui è un tipo che fa pressione agli altri per dire no, non fatevi il baffo perché io sono quello del baffo. No, in realtà fa molto... Cioè, è che lui sta bene, a me non sta bene, semplicemente. Io ho proprio dei baffi di merda. Tu dici che non ti sta bene soltanto perché... Tu hai baffini cinesini? Un po' sì. Dovresti farteli crescere. Tipo Steve Aoki. Ma ci hai mai pensato? Tu sei Steve Aoki europeo. Italiano. Ma hai mai pensato di farteli crescere lungo? Mi piacerebbe, sai, quello stile tipo da qua che poi diventa basetta. Non ce l'hai. Lo so. No, capito, anch'io vorrei avere una barba folta, non ce l'ho, però di le cose che ti ha dato madre natura, puoi farli, secondo me, i baffetti lunghi. Sì, vabbè. E giocarci, tipo mentre parli con la gente, arricciarli. Non sono Salvador Dalì. Mangaka ce li ha così adesso. Ce li aveva, Mangaka adesso no. È un figo, però. È veramente un figo, vorrei leccargli la testa. No, io no. Però... cioè, nel senso, da una distanza che è accettata da lui. Crescere. Potrebbe, fai sì. Una treccina lunga qui e i baffetti lunghi. Secondo me poi diventi enorme. Qua, se divento pelato, sì. Prima di diventare pelato, mi faccio acconciatura da samurai. Qua dietro. Sotto, sì, figo un tot. È figo un tot. È figo un tot. Sai cosa mi piace? Perché allora, la mia idea per questo video era interrompermi con io che ti spazzo. Però era ti la mia sei idea... reso conto che era un'idea terribile. No, dal momento in cui stiamo parlando, a sto punto vado in full modalità brainstorming. Sarebbe molto figo se quando escono in contemporanea i due video di Occhiali Veloci, il tuo sia comunque un video incazzato dove parliamo di viaggi, parliamo di cose, e il mio sia il disagio. Un modo
modo carino per dire non ho voglia di pensare a quelli che saranno gli argomenti delle prossime puntate. Io un po' di cose me le sono scritte già in vista di futuri ospiti. Sì, perché l'idea proprio del dialogo con persone che non c'entrano niente con la nostra sfera di contenuti, sfera di modo di viaggiare, eccetera, mi gasa. Okay. Quindi quando mi balenano... Perché è balena? Non lo so, perché vado a vedere le balene, in teoria. Ah, cioè veramente. Nella mia testa faceva Io pensavo all'aurora boreale. Auroro borealo? Stamattina? È un grande lui, fighissimo. È un botto grande, non so chi sia, però mi è uscito stamattina un suo TikTok con l'inno del partito dei pensionati. Okay. E me lo sono salvato, ho detto, forse questo nel video di Nelson ci sta. Salvo, fammi vedere. Arrivo, qua, ce l'ho. Ma mi strikano? Non lo so, lo mando avanti. Ma sembra Kenny il guerriero. Esiste? A quanto pare. È una figata. Stasera andiamo a mangiare l'abruzzese, perché sono venuto fino a Bologna per mangiare l'abruzzese. Possiamo prima Nicolas fa. Andiamo a mangiare l'abruzzese, dove stai? Nicolas non ha detto niente, non viene. Ah, per la battutona. Ho fatto la battuta. Ma puoi far vedere i tuoi pantaloni? Perché devi usare Nicolas per il content? Siamo qua, io e te, devi usare Nicolas e i suoi pantaloni racaloni sbragatoni per il content. Sul video di Nicolò sono uscite anche delle domande del pubblico. Ah, sì, a voglia, guarda quante domande. È pieno di domande inutili. Quanto scopi? Prossima domanda. Non è brand friendly. Manga preferito. Ma il mio canale, che te frega del brand friendly? Ah, dici, ci siamo, siamo sulla stessa barca in un mare di brand tectonic. Un mare digitale, noi balliamo un lento mentre il mondo balla la tectonica. Manga preferito. Guarda che ti ho citato una tua canzone, ma ti rendi conto? Sai che mi stupisco? Perché al tuo concerto, io e Yakidale e Pietro Morello e Mr. Nobody, credo anche, stavamo guardando i testi. Perché mi sono unto i occhiali. Zio, sono unti, sembrano fritti quegli occhiali dopo che te li ho dati. Ti giuro, cioè se li strofino sull'insalata la Ma io non li ho unti. Come gli le mani più appiccicose. Il mio manga preferito, sì, quando leggevo manga, era Dragon Ball. Eh beh, picchissimo, scusa. Sì, io mi ero gasatissimo, avevo un botto di robe di Akira Toriyama, mi piaceva proprio lo stile di disegno, ma tutto, anche slamperale, tutto ciò che usciva dalle mani di Akira Toriyama mi piaceva. Ci sta. Ma mi piace tuttora. Ma perché ti fanno solo domande? Sarebbe figo, all'interno degli episodi, racchiudere sempre un momento domande, che le tue, naturalmente, per il tipo di community che hai affezionata e sul pezzo, saranno sempre in linea. Le mie, no. Ti diranno, ma chi sei, scusa, perché sono iscritto a questo canale? Mi piacerebbe. Tipo cosa? Finito? Esatto. Ah, tipo quello che ho detto? No. Non ho capito, Nicolas. Guarda quante domande. Ma io non voglio farti le tue domande. No, comunque è vero, sono tutte domande relative ai viaggi. Io non voglio farti le tue domande. Dove trovi i soldi? Guarda questa. Vuoi Mowgli tagliati i capelli. Grazie per aver guardato questo episodio di Occhiali Veloci. E andate a vedere l'episodio che spiega tutto il funzionamento del format sul canale di Nicolò. Trovate il link in descrizione. E noi ci vediamo, in realtà, spero abbastanza a breve. Ciao, Kiki del Bloghino. Ci penserò io ai prossimi episodi a fargli. No, tranquillo. Ci penso io. Un po' di contenuto. Buon Natale. Non si vedeva niente. Perché non si vedeva niente? Ah.